Allora, io so che tu hai questa passione. Anna, so che tu hai fatto la tesi, che conosci tutto il Costantino Nivola, però volevo che conoscessi proprio concretamente le sue opere, che proprio avessi la possibilità di toccarle e di vederle. Come questa bellissima Dea Madre che vediamo qua, meravigliosa. Vedi, Costantino Nivola, siamo a Orani, naturalmente, con delle tradizioni artigianali fenomenali, un paese di grande arte, ma anche di grande cultura, che vive anche delle opere di questo straordinario artista, che è probabilmente l'artista più importante e più rappresentativo della Sardegna nell'arte contemporanea nel mondo. Certo. Rappresentativo anche perché lui il mondo l'ha girato, ha esposto le sue opere a New York, ha lavorato in grandi spazi, certo, dove ha potuto fare... E quindi, niente, ha potuto mostrare le sue opere un po' ovunque. Questa è un'opera grande, ma lui adesso lo vediamo anche nella sua intimità, nelle opere più piccine, proprio nelle opere più piccole che sono comunque accoglienti come queste, così rappresentative, lui le schematizza, questi concetti così importanti li rende quasi essenziali, no? Vedi, queste opere sono il segno di come Nivola non abbia mai dimenticato la sua terra, perché pensa che dopo 40 anni, 40 anni di America, di esperienze diverse dalla Sardegna, lui proprio con opere come queste mostra quanto abbia mantenuto il legame. E quindi la Sardegna nuragica, ma anche le esperienze successive, e soprattutto la sua terra, Orani, che mostra un artigianato importante, dei mestieri come questi qui rappresentati, lui li rielabora e fa questi che sono come dei bronzetti. Sì, però dei bronzetti, sì, però dei bronzetti proprio come una forma di rielaborazione del mestiere e delle tradizioni. E crea dei nuovi archetipi così. Sì, e ognuno di questi rappresenta uno dei mestieri tradizionali che ci sono in tutti i paesi della Sardegna. Belli questi, sono i lettini. Sì, questi li ho studiati. E qui c'è un riferimento onirico importante, il letto diventa veramente uno spazio. Uno spazio, sì, di vita, dei ricordi. Un lavoro sull'inconscio, sulla dimensione del sogno, sull'intimità. E lui, se ci pensi, con poche cose riesce a riassumere dei concetti che invece richiederebbero magari centinaia di migliaia di parole, lui riesce a condensarli in modo essenziale. Un'altra parte del museo. Devo dire, qua è un discorso completamente diverso, perché qui si parla di spazio. E Nivola era un artista eclettico e la ricerca della spazialità per lui era molto importante. Qua questi si chiamano sandcast. Fa proprio questa ricerca con degli altorilievi, con delle colate di cemento e delle invece ricerche di scavo. Vedi qua che lui fa il contrario, è un'alternanza, proprio nella ricerca dello spazio che era fondamentale. Fondamentale per lui come artista. Questo viene un po' dalla sua esperienza di muratore, no? Esatto, lui aveva un'esperienza forte di muratore, ci sono tante testimonianze, la applica alla sua arte. Tra l'altro tutte le sue esperienze passate sono poi nelle sue opere, anche quelle della memoria dell'arte, dell'artigianato del suo paese, perché anche si ritrovano le ceramiche, i mestieri che lui conosceva, li applica nella ricerca. E tutte queste opere che tu vedi qua, che sembrano vicine, in realtà te le devi immaginare enormi, perché lui le stesse ricerche le faceva anche con grandissime creazioni, ad esempio nell'Università Americana ci sono degli altorilievi mastodontici, meravigliosi. Vedi, qua si vede la... amicizia con Le Corbusier, no? Sì, sì. La ricerca dello spazio. Tutta la sua vita era caratterizzata da esperienze e incontri che lui trasmette attraverso le sue opere. È buffo questo, no? Sembra un mammutones spaziale. Sì, in realtà no, è lo studio che ha fatto per lo showroom del 53 per la Olivetti. Poi c'è anche l'uso del colore, proprio la dimostrazione che Nivola aveva una grande dimestichezza non solo con la pietra, ma anche con altre tecniche. Qui troviamo anche queste cromie.